all'Aeroclub di Rimini un corso per vincere la paura del volo e alla fine c'è anche chi decide di prendere il brevetto e imparare a pilotare. Un corso per aiutare le persone a non avere più paura di volare. È quello inventato dall'Aeroclub di Rimini, che si conclude con un volo in prima persona tenendo in mano i comandi. Siamo all'aeroporto di Rimini, dove l'istruttore ci mostra le procedure necessarie per alzarsi in aria con un piccolo aereo a quattro posti. Successivamente si parte dopo un rapido briefing e la spiegazione sommaria dei numerosi indicatori del cruscotto. Quella del volo è però la parte conclusiva del corso, quando lo studente si è già lasciato alle spalle un po' delle sue paure. Il tutto inizia con una serie di incontri con una psicologa. Prima di tutto gli spieghiamo da dove nascono le loro paure, perché crediamo di sapere con buona approssimazione quali sono le nature delle loro paure, ma soprattutto siamo aiutati in questa fase da una professionista, una psicologa, la dottoressa Rustignoli, che ci ha insegnato moltissimo rispetto a questo. L'iniziativa contro la paura di volare funziona perché vengono messi a nudo i principali timori legati ad altezza, aerei e luoghi angusti. Durante il volo hanno paura che il pilota non sia in grado in quanto è molto complicato, mentre invece man mano riescono a comprendere e a capire come il velivolo si possa pilotare con relativa semplicità, allora iniziano a prendere confidenza e a capire che il volo non è una cosa pericolosa. Il corso ha già visto una cinquantina di frequentatori e le nuove richieste sono quotidiane. In molti sognano di poter finalmente viaggiare senza patemi. Qualcuno vorrebbe anche prendere il brevetto. Tenere in mano la cloche mentre si vola è un'emozione fortissima e c'è anche un altro vantaggio. Controllare in prima persona l'aereo fa svanire tutte le paure. Quali sono le paure più frequenti che la gente vi presenta? Ma le paure più frequenti fondamentalmente non sono molte, sono due o tre. Una è la sensazione di dover convivere in uno spazio molto piccolo di dimensioni e quindi questa sensazione, non so, di soffocamento per esempio. Altri hanno semplicemente il timore che volare amplifichi fortemente le vertigini di cui soffrono, cosa peraltro assolutamente distante da quello che sono le sensazioni del volo. E infine ci sono quelli che hanno proprio, soffrono di aerofobia, che è la vera e propria paura, diciamo quella forte, no, del volo, che hanno bisogno di un percorso assistiti da tutor. Le vertigini sono legate al fatto di essere di una posizione statica, mentre invece durante il volo ci si muove, per cui questa paura delle vertigini non c'è più. Io ho avuto in particolare un allievo timoroso anche dei due gradini, mentre invece con il volo è riuscito a scoprire una nuovissima dimensione e adesso è proprietario di un aereo ed è difficile tenerlo a terra. Non esiste un identikit preciso di chi non si trova a suo agio su un velivolo. Persone di ogni età ed estrazione sociale, e nel nostro paese il fenomeno è molto diffuso. Come fate a curarli dalle loro fobie? Ma noi non abbiamo la presunzione di curare nessuno, non siamo dei medici, siamo dei grandi appassionati di mondo del volo, vorremmo che tutti potessero condividere la gioia di stare in cielo senza dover particolarmente avere patemi d'animo. Sì, però tecnicamente, cioè, voi farete un percorso per cui alla fine chi è venuto da voi è un po' più tranquillo a volare? Decisamente più tranquillo. Per ogni azione corrisponde una reazione dei piloti e quindi si fa capire alle persone che non c'è nulla che possa accadere di imprevisto. Ogni cosa che può accadere è prevedibile, è prevista, è normata e ha procedure di sicurezza assolutamente affidabili. Se vuole, l'imponderabile è sempre dietro l'angolo, ma anche passeggiando su un marciapiede lo sarebbe. L'unico percorso possibile, allora, è la spiegazione dettagliata di tutto ciò che accade quando si lascia il terreno, il fatto che ogni difficoltà, ostacolo o problema è già stato affrontato prima e ha una soluzione. Per il presidente dell'Aeroclub romagnolo è molto più rischioso fare un tragitto in autostrada che percorrere la stessa distanza su un Cessna o su un ultraleggero.